Giovani imprenditori, start-up e investimenti in nuove imprese. All'auditorium San Giacomo di Forlì si è svolto l'evento Lampi di Ingegno, promosso da CNA, dove una serie di relatori hanno portato le loro esperienze imprenditoriali, ma hanno anche parlato di crowdfunding, legislazione e innovazione, sempre diretto al mondo delle start-up. L'obiettivo principale è proprio quello di dare degli spunti di riflessione rispetto a un nuovo modo di fare impresa. L'idea è quello di dare anche un messaggio, se vogliamo, di, tra virgolette, speranza, nel senso del poter fare impresa anche in Italia con nuove modalità e con nuove dinamiche e con nuove traiettorie. Dicono che la difficoltà aguzza l'ingegno, in Italia la vita è un po' difficile per i giovani e molti si sono dovuti reinventare, quindi diventare anche neoimprenditori. Come si stanno muovendo? Allora, voglio più pensare che più che un ripiego, diciamo, sia un darsi un'opportunità e dare anche sfogo a una magari passione che qualche giovane tiene nel cassetto, che magari anche per esigenze lavorative decide di rischiarla e di metterla in campo. E quindi ci piace pensare che possa essere questa anche crisi uno stimolo all'autoimprenditoria, all'imprenditoria, perché le idee sicuramente non ci mancano, a noi italiani magari un po' più di coraggio, un po' più di contesto e contorno che ci possa aiutare. Fare impresa in questo paese non è assolutamente semplice, dato per una serie di passaggi, burocrazia in testa, ma sistema bancario eccetera eccetera, però siamo assolutamente convinti che si può fare bene impresa.